Il Natale è una buona scusa per sentirci tutti un po' più buoni e per donare agli altri. Ci sono persone invece che non hanno bisogno di scuse e che hanno fatto dell'aiuto a chi ha più bisogno la propria ragione di vita. Così è per i volontari dell'Associazione della Protezione Civile Arvalia, che insieme all'Associazione Vivere la Gioia si ritrovano nella loro sede all'undicesimo municipio per l'annuale consegna natalizia di viveri e generi alimentari alle famiglie bisognose. Vengono segnalate dal municipio 11 dei servizi sociali. Tutte le volte che abbiamo fatto la raccolta è stata molto importante, perché abbiamo aiutato dalle 40 alle 50 famiglie. Questa del Natale aiuteremo altre 30 famiglie, ma sarà un'iniziativa che poi porteremo per tutto l'anno del 2019. Facciamo capo insieme al Banco Alimentare, quello annuale, di una raccolta, e quindi sono quintali che poi vengono messi in magazzino, e piano piano poi noi ogni due settimane diamo la raccolta a più di 200 famiglie. È chiaro che la collaborazione con la Protezione Civile è fondamentale. La nostra associazione è un'associazione composta da volontari, persone che danno il loro tempo libero per il prossimo, per il bene comune. E hanno un'età che va dai 15 anni agli 80 anni. Questo dimostra che il volontariato non ha una faccia sola, ma ha tante facce. Come sanitario abbiamo 3 ambulanze e 2 trasporto disabili con le quali facciamo accompagnamento presso le strutture sanitarie, e poi come sociale siamo vicini alla gente che ha bisogno di una mano. E una cosa molto bella è quello che notiamo, che diciamo sempre che la gente se ne frega uno dell'altro. Non è vero, perché faccio un esempio: sulle collette alimentari, quando noi diciamo che quello che raccogliamo lo destiniamo a coloro che purtroppo non hanno, c'è una gara di solidarietà immensa, e questi gesti fanno capire che la gente è vicina, non dimentica, non fa finta di nulla, guarda, osserva e se può dà una mano. Un bel regalo di Natale per le famiglie, ma anche per la cittadinanza, dove le persone in questo modo possono sentirsi meno sole e un po' più vicine.